di essere intervenuti a questa conferenza stampa che vuole presentare questa nuova stagione teatrale 2017-2018 in collaborazione con la Proloco e con tutti questi tutti i volontari che hanno contribuito a portare avanti questa nostra iniziativa che è partita l'anno scorso e soprattutto grazie agli sponsor. L'anno scorso siamo partiti con uno sponsor, quest'anno ce ne abbiamo tre e quindi devo dire prima di tutto che volevo spendere due parole per la stagione teatrale dell'anno scorso, una stagione teatrale che intanto ha avuto un successo che ci rende contenti e orgogliosi di quello che è stato, perché abbiamo registrato quasi 200 persone a spettacolo, che è un buon risultato per la prima stagione teatrale a San Leonardo. E soprattutto il fatto che siamo riusciti ad avere una struttura, un lavoro fatto con finanziamento autofinanziato, che ha tutto quello che è stato. La stagione teatrale non ha utilizzato soldi del bilancio comunale, ma si è autofinanziata e soprattutto siamo riusciti anche ad avere una serie di risorse che hanno consentito di fare una serie di iniziative in biblioteca e anche a creare quella bella struttura dell'atelier creativo che c'è a fianco della biblioteca. Quindi questo successo e questo ci ha portati con entusiasmo alla seconda stagione, una seconda stagione teatrale che adesso poi entriamo nei particolari e ci spiegheranno bene gli organizzatori. Proprio grazie a questo importante risultato, anche come amministrazione stiamo cercando di trovare risorse e fondi regionali che dovremmo aver individuato per appetire e migliorare il nostro teatro, quindi aumentare quello che era il palco, andare incontro a quelle che sono le esigenze proprio che servono per far sì che questo teatro, che già è un bel teatro, farlo diventare ancora più ospitale e ancora più organizzato per gli eventi che andremo a fare. Ecco, come dicevo, abbiamo avuto la possibilità quindi di aumentare il numero degli sponsor e quindi il numero delle possibilità anche degli spettacoli, perché partiamo il 14 ottobre e andiamo avanti per 7 diversi spettacoli, di cui 2, visto anche il successo che abbiamo avuto l'anno scorso, dedicati proprio ai bimbi. Quindi proprio tutta una serie di iniziative, non soltanto per l'ultima, ma anche per i bimbi. Io vorrei così ringraziare tutti gli sponsor, ringraziare tutti quelli che hanno lavorato perché si arrivasse ad avere questa seconda stagione teatrale, e adesso passo la parola proprio a chi illustrerà quelle che sono le prospettive di questa stagione teatrale. Ringrazio il sindaco per l'introduzione, che è stato molto divagato dicendo anche parlando della stagione dell'anno scorso. L'anno scorso la Proloco è stata, tra virgolette, forse una delle prime volte che ha preso in mano l'iniziativa dell'organizzazione di questo teatro, di questa stagione teatrale, con anche la collaborazione con il Teatro Soms sicuramente, che è importante anche nominare il personale del Teatro Soms che è ancora attivo e viene a mettere le loro forze, quindi grazie a loro, grazie a noi della Proloco, grazie all'amministrazione comunale, questo successo del primo anno si è voluto trasportarlo anche nel secondo con queste nuove stagioni che addirittura sono
7 più 2, come dicevo Silvia, per i bambini sono 9, più la terza che ci auguriamo di poterla fare entro la fine di maggio nel piazzale Magnoli, quindi un teatro all'aperto, visto che il centro polifunzionale di Palazzo Magnoli è molto funzionante, come abbiamo visto anche ieri sera, quindi ci auguriamo che come teatro anche lì riusciamo a sviluppare qualche cosa anche di più oltre che solo qui, solo per la prima volta a maggio, farne anche di più. Sicuramente noi della Proloco, io, Russi, che oltre ad essere vicepresidente della Proloco, fa parte anche del Teatro Sops, grazie a lui questo si può realizzare, con tutti i nostri consiglieri e collaboratori della Proloco. Sicuramente da soli non eravamo in grado di affrontare, fare tutto un teatro, una stagione teatrale così intensa, ci siamo fatti aiutare comunque grazie alla collaborazione, tra virgolette, del nostro direttore artistico Carlo Ferrara. Quindi poi la presentazione di tutti, di tutta la stagione teatrale con i vari cori, la farà lui che è molto più specifico e culturalmente più preparato di me. Lascio la parola all'assessore ai servizi sociali, che ci dirà anche lei. Alla cultura, in questo caso. La cultura, che ci dirà anche lei. Io ringrazio voi e vi invito fin da ora a cominciare a fare gli abbonamenti o magari. E se non sbaglio nei tre giorni della festa settembre San Nazarese, per sabato, domenica, lunedì e forse anche martedì, avremo uno stand in piazza per appunto illustrare e poi prendere anche già eventualmente abbonamenti, faremo già abbonamenti. Buongiorno a tutti, io sono particolarmente contenta oggi di essere qua. I ringraziamenti e tutte le premesse le hanno già fatti sia il sindaco sia il nostro presidente della Proloco. Io vorrei ringraziare, a parte tutti quelli che sono già stati ringraziati, i ragazzi della compagnia, quelli del campanile, perché durante la stagione passata si sono veramente prestati con amore e devozione alla loro figura di accompagnatori, di maschere, eccetera. E vedere questi ragazzi che si adoperavano così a teatro è stata davvero una soddisfazione. Per noi la cultura non può prescindere dal teatro. Noi crediamo veramente che il teatro sia la base di tutto ciò che è cultura. E infatti noi proviamo e tentiamo di proporre proprio due spettacoli per bambini, perché crediamo proprio che bisogna ricominciare dai bambini, riportare al teatro. I nostri ragazzi hanno un po' perso l'amore per il teatro e ci proviamo. Quindi certi che questa stagione sarà ancora meglio di quella passata. Io, come ho scritto nella presentazione, la considero un po' insieme alla nostra biblioteca la punta di diamante della cultura sannazzarese, e quindi auguro buon lavoro, ma ripeto, sono certa che adesso Carlo presenterà la nostra stagione e sarà ancora meglio. Grazie a tutti e vi aspettiamo qui. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti, sarà una stagione veramente impegnativa questa, perché gli spettacoli sono raddoppiati, l'anno scorso ne abbiamo presentati 4, quest'anno ce n'è qualcuno in più 4 all'aperto, dedicati interamente alla sezione dialetto. Voglio partire da quello perché per non lasciarlo per l'ultimo, perché poi magari si snoda un pochettino. Abbiamo fatto un discorso un pochettino particolare per il dialetto, avremmo potuto prendere le compagnie del posto e dire allora, invece noi abbiamo cercato di portare il dialetto italiano, delle regioni italiane, a San Nazaro. Difatti avremo uno spettacolo, un musical, questa è una chicca, il dialetto bergamasco, avremo una compagnia che recita in dialetto siciliano, né milanese, e la nostra compagnia arcobaleno che porterà
un testo nuovo, mi hanno detto loro. Ma passiamo alla nostra stagione. Innanzitutto quest'anno ci siamo dotati di una biglietteria elettronica, nel senso che stamperemo noi i posti, non avremo più problemi nelle prenotazioni perché verrà fatto tutto con tutti i criteri, e questo lo dobbiamo soprattutto all'amica Annalisa, che non vedo, dell'hotel Eridano, che ci ha dato una grossa mano a ricordare. Perché sembrano stupidaggini, ma queste cose costano l'ira di Dio. E sarà nostra, e quindi poi potremo usufruire anche l'anno, gli anni a venire. Allora, gli abbonamenti. Diamo spazio soprattutto i primi 15 giorni, quindi fino alla sagra, fino al sabato della sagra, che è il 15-16, per i vecchi abbonati. I vecchi abbonati potranno confermare la... potranno confermare il loro posto che avevano già occupato l'anno precedente. E poi daremo spazio a tutti gli altri. Abbiamo mantenuto l'abbonamento family, quindi abbiamo cercato di avvantaggiare anche le famiglie che si presenta marito e moglie, oppure i due componenti della stessa famiglia, avranno la stessa riduzione che hanno o gli over 60 o gli under 25. Quindi l'abbonamento sarà intero 50 euro e avrete a disposizione 6 spettacoli. No, 45 euro invece di ridotti sia per il family che per gli under o gli over. L'intero biglietto intero costa 10 euro, abbiamo cercato di tenere i prezzi molto bassi rispetto a tanti altri teatri, perché è vero, noi vi proponiamo, non è vero che vi proponiamo compagnie di professionisti, perché la serata di gala ci saranno dei professionisti. Vabbè, comunque. Vi portiamo qui il meglio delle compagnie amatoriali della Federazione Italiana Teatro Amatori, che consta di 1500 compagnie in tutta Italia. In Lombardia ce ne sono 110, in tutta Italia ci sono 20.000 tesserati alla FITA, e quindi questo lo pone al primo posto delle compagnie, delle associazioni di compagnie amatoriali. Allora, ritorniamo a noi. Dicevo, abbiamo mantenuto il prezzo basso proprio perché vogliamo spingere al massimo e cercare di riportare la gente a teatro e far amare veramente questo teatro. Si parte il 14 ottobre con gli Allegri Chirurghi, grazie al gruppo Teatro Tempo di Carugate, che avete già visto l'anno scorso con la cena dei cretini. Ci sono piaciuti tanto, questo testo è altrettanto divertente, è una presa in giro, come si legge, del sistema sanitario. Il 25 novembre invece una compagnia che voi non conoscete, Namaste, abbiamo qui un rappresentante, Lecco, che presenta Fools di Neil Simon, è una commedia ambientata in Russia, dove vi è un paese di matti, il titolo lo dice Fus, e alla fine rideremo a crepapelle, ma alla fine naturalmente ci sarà il messaggio. Abbiamo cercato di portare sia e mantenere i testi brillanti, e abbiamo inserito anche due testi nella nostra stagione che vi faranno pensare. Allora, poi abbiamo il 20 gennaio Cyrano de Bergerac, però in salsa comica, altra compagnia che abbiamo già visto, che è quella dei Ronzinante di Merate, che l'anno scorso abbiamo portato Shakespeare, anche quello in salsa comica, divertente. E vi faranno male questo personaggio dal naso lungo, che vi faranno ridere a crepapelle. Poi passiamo il 25 febbraio con la compagnia Le Maschere di Opera, Signorina in Trans. Il testo potrebbe dire tutto e potrebbe, cioè il titolo potrebbe dire tutto e niente. Si parla anche di trans,
ma solo toccato in parte. Trans perché si parla dell'aldilà, quindi con persone che si collegano con l'aldilà e succedono i cotti di chiude perché poi fanno arrivare più persone che dovrebbero arrivare. Vabbè. Lo scoprirete venendolo a vedere. Il 17 marzo invece, ecco qui vi facciamo pensare, con un bel testo di Edoardo De Filippo, forse uno dei migliori, il testo è Non ti pago e la filodrammatica gallaratese ce lo propone. Infine, e questo è uno spettacolo a cui tengo particolarmente, per ricordare il 25 di aprile, il 21 aprile c'è un refuso sul volantino, abbiamo messo 22 per un errore, ma è il 21, sabato 21 aprile, perché poi la compagnia il giorno dopo è a recitare a Roma e quindi non poteva essere per forza qui. Il mio amico Sergio Scorzillo ci presenta Fuori dal Fango, è un testo naturalmente sulla seconda guerra mondiale e soprattutto su quei giorni della liberazione, parlare di quei giorni della liberazione, ma non pensiate che noi cerchiamo di portarvi a un discorso politico, assolutamente è visto proprio in modo molto neutrale, però fa vedere le cose sia da una parte che dall'altra. Fuori dal Fango. Infine, il nostro amico Gigi Franchini, uno spettacolo che sarà fuori abbonamento, e spero che voi vediate a vederlo, con dei professionisti, soubrette e dei musicisti, ci propone il Gran Gala dell'operetta. Avremmo potuto portare un'operetta completa, ma i costi sarebbero stati esagerati. E allora abbiamo cercato di stare un pochettino sul tranquillo. In quell'occasione, e qui sta una delle novità di quest'anno, prenderemo la compagnia migliore, quella che a voi è piaciuta particolarmente, perché alla fine di ogni spettacolo vi daremo una scheda di voto, e il premio abbiamo voluto intitolarlo a un caro amico che non c'è più, e cioè l'eteriorità. Questo premio andrà alla compagnia che ha ricevuto i voti maggiori. Abbiamo, come si diceva, uno spazio dedicato ai bambini, un testo il 29 di ottobre e l'altro invece il 4 di febbraio, alla domenica pomeriggio. Il primo sono rappresentati dalla stessa compagnia, l'amica Silvia Bercoli che avete visto, che c'era naturalmente alla serata della Festa della Donna. L'Ateneo di Arese ci propone Le Gemelline H2O e Le Avventure di Giuffano. Sono due spettacoli completamente diversi, uno è rivolto ai bambini dell'asilo fino alla terza elementare, mentre Le Avventure di Giuffano va bene per tutti fino alla scuola media. Però li abbiamo voluti inserire nella stessa stagione. Puntiamo molto su questa dei bambini, perché noi vorremmo poi l'anno prossimo, ma non vi dico... abbiamo in programma una collaborazione con un gruppo molto importante che porterebbero qui parecchi spettacoli per i bambini. Basta, non dico altro. Io vi aspetto, però soprattutto per gli abbonamenti. L'abbonamento sarà questo, adesso non ne abbiamo a disposizione perché devono essere timbrati dalla SIA e dobbiamo compilare un sacco di fogli e così via. E questo con i 6 spettacoli che avrete a disposizione, segnatevelo qui, anche qui c'è vabbè. Allora ricordatevi, anziché 22 aprile è 21 aprile e anziché 25 febbraio, signorine in trans, è il 24 di febbraio. Voglio ringraziare i nostri sponsor, soprattutto Cipi, che già dall'anno scorso ci ha dato una grossa mano, l'Hotel Eridano, che ci ha aiutato nell'acquisto della biglietteria elettronica, e Oppa. Grazie. Eventualmente domande? Mi complimento per la bella prospettiva anche di quest'anno, visto che l'anno scorso
ci siamo anche divertiti e ci siamo divertiti. Due domande di carattere tecnico. Cosa si pensa per migliorare l'attività del teatro, la logistica del teatro, ampliamenti, eventuali nuovo sipario, dove accedere ai fondi? E la seconda cosa, se il progetto della creazione di una fondazione che in futuro potrà gestire non solo il teatro ma altre attività culturali è sempre vita. Sì, dunque, per quanto riguarda la parte dell'avviamento e dell'avvenimento del nostro teatro, come avevo detto prima, abbiamo individuato delle possibilità con i fondi regionali, qui il nostro gruppo di lavoro. C'è un bando? Sì, c'è un bando, e il nostro gruppo di lavoro, cioè dei servizi sociali e di quella detto alla cultura, sta analizzando proprio tutte quelle che sono le peculiarità del bando per vedere se abbiamo i requisiti, fare che la cosa possa andare a buon fine, quindi parteciperemo a questo bando e speriamo di poter avere un finanziamento che ci permetterà di ampliare quello che sono il parco e per gestirlo in modo migliore quello che è la logistica del nostro teatro, sempre per il sipario e eccetera, per arrivare eventualmente a obiettivi di qualche spettacolo professionistico, che sempre ritornando però al discorso che io avevo fatto prima, quello di segnalare il fatto che noi abbiamo scelto intanto come base di dare spazio proprio a queste proprio per scegliere un discorso particolare, un discorso di nicchia che vogliamo portare avanti proprio per dare spazio non soltanto al professionista ma proprio a questo amore per il teatro e amore proprio per quelle che sono le compagnie che andranno a fare questi spettacoli teatrali. Per quanto riguarda la fondazione, la fondazione è sempre un obiettivo e stiamo cercando di definire quali che sono il perimetro dove deve operare questa fondazione, che potrebbe essere anche più ampio di quello che è soltanto l'obiettivo di gestire il teatro, ma allargarsi ad altri edifici comunali che ospiteranno altre attività. Ecco, se posso implementare una cosa, veloce. Per quanto riguarda la cosiddetta ristrutturazione del palcoscenico, abbiamo fatto uno studio piuttosto particolare e abbiamo dato incarico a due tecnici. Che combinazione ci abbiamo seduti di cibo? Che sono espressamente del settore. No, il progetto è per presentarlo mercoledì e quindi è un progetto molto ambizioso di ristrutturazione del palcoscenico e riusciremo, se tutto andrà in porto, ad avere un teatro che tutti ci invidieranno, perché i due tecnici non anticipare lavorano. Diciamo per lo Stato. Basta. Diciamo così. Ecco. Diciamo in azienda. In un'azienda statale. In un'azienda del settore. Del settore. Ecco. Poi per quanto riguarda le compagnie, sono compagnie pluripremiate quelle che abbiamo scelto. Mi sono visto qualcosa come 65 DVD, 65 spettacoli, ho passato 3 mesi quasi a guardarmi gli spettacoli e abbiamo scelto il metro. Quindi andiamo a colpo sicuro, siamo sicuri che ripeteremo, visseremo lo spettacolo dell'anno scorso. Però quello che chiediamo a voi naturalmente è di venire a teatro e portare degli amici. Più gente siamo e meglio stiamo. Altre domande? Io volevo dire qualcosa. Io volevo complimentarmi veramente per il vostro lavoro che avete fatto. Io sono per fare tutti i miei amici, i miei parenti, che quest'anno vogliono studiare del portale teatro. Bravo, soprattutto i bambini.
domande. Io ringrazio tutti per essere stati qui ad ascoltare a questa presentazione e vi aspetto tutti ovviamente a teatro. Ringraziamo ancora tutti da Prologo, tutti artistico, Teatro Sox, Giovanni, tutti quanti che si normalmente lavorano per questa, per la riuscita di questo spettacolo e di questa nostra stagione teatrale. E al termine di questa nostra, di questo incontro abbiamo organizzato un piccolo buffet. Grazie.